un invito agli interventi, insomma, che i punti che sono stati sollecitati sono abbastanza stimolanti, quindi un invito di nuovo a partecipare al dibattito, insomma, cioè a dire, insomma, quello che pensa, quello che si sente, insomma. Se pensiamo di entrare tutti nella fase progettuale di quello che è un percorso comune, dobbiamo cominciare a dimostrarlo, credo, in queste piccole, cioè piccole, insomma, comunque limitate occasioni, dove comunque siamo tra amici, non c'è quella formalità che magari ci crea soggezione, no? Quindi il cominciare a percepirsi, dice, anch'io voce, anch'io posso dire e voglio dire quello che mi sento dentro, insomma. È un allenamento, cominciamo ad allenarci tutti insieme, a dire e ad ascoltarci. Questa potrebbe essere un'occasione, non so come... Vi piace la legge Bossi-Fini? Come la cambiereste? Ciao, io mi chiamo Cotto, mi chiamo Sonia, vivo in Italia, vivo a Bologna dal 90, sono senegalese, la legge Bossi, sì, cioè, ho alzato il mano proprio per parlare di queste cose, perché io... Cioè ho 17 anni di residenza, dal 90 fino adesso ho sempre lavorato con 3 figlie nate a Bologna e dovrei dire grazie a Michele che ho avuto la carta di soggiorno che mi hanno sempre negato, perché l'ignoranza della legge Bossi-Fini vuol dire guardare i metri quadri che i migranti possono avere, gli italiani possono abitare 10 persone dentro una casa, noi no. Cioè, prima cosa è lì. Anche l'assegno del terzo figlio. Noi lavoriamo, abbiamo le schiene a pezzi per il lavoro, l'unico lavoro che noi immigranti possiamo fare, è il lavoro più pesante. Abbiamo le schiene rotte, stiamo vecchiando e non possiamo avere l'assegno del terzo figlio perché noi immigranti facciamo più figli. E questa vuol dire la legge Bossi-Fini. E un'altra cosa, i bimbi possono nascere qua a Bologna, nata a Bologna e residenza in Senegal. Che modo di legge è? Tutto vuol dire l'ignoranza. No, cioè, tutto vuol dire l'ignoranza. Nessuna bambina non sceglie dove vuole nascere. I genitori possono scegliere dove vogliono vivere, ma i bimbi non hanno colpa perché non hanno scelto dove vogliono nascere. Tutto fa parte della legge ignorante di Bossi-Fini. Vuol dire che noi immigranti siamo dei uggigette. Si prendono quando le servono, quando hanno pronto possono cacciarci fuori. Perché un bambino che è nato, cresciuto in Italia, domani il contratto di soggiorno, domani i genitori perdono il lavoro, le ritirano il permesso di soggiorno e il bimbo può anche tornare in Senegal, anche se non è stata mai in Senegal. Questa vuol dire una legge. E poi l'Italia è un paese di immigrazione. Noi immigranti abbiamo imparato l'immigrazione grazie agli italiani, perché sono loro i primi immigranti. Noi siamo qua per cambiare vita, per cercare una vita migliore. Non siamo qua per fare delinquente, perché chi è qua? Tutto il mondo è paese. Anche gli italiani che sono all'estero hanno combinato dei danni lì. I migranti che sono qua, ci sono chi vive onestamente, lavorando, pensare da mandare due pezzi di euro ogni mese per fare restare bene i genitori di giù e fare restare bene i figli che hanno qua. Cioè, non è che siamo qua tutti, perché noi, io sono immigranti, però con la delinquente sono contro perché ho i miei figli e voglio farle una vita tranquilla. Non posso andare a lavorare e telefonare 10 volte a casa per vedere come stanno i bimbi. Allora, stiamo chiedendo la legalità, cercando di cambiare perché siamo tutti dei esseri umani. Nessuno non è meglio dell'altro, siamo fatti tutti di carne e sangue. Il colore giallo, rosso, verde non esiste, siamo tutti dei persone.
la legalità che chiediamo e poi siamo noi che dobbiamo lottare per cercare di cambiare queste cose. Perché io, anche con tutto il reddito che ho, tutto, se non era Michele che era intervenuta, la carta di soggiorno me l'avevano già negato, perché non avevo il reddito abbastanza, che non era vero, avevo anche il reddito superiore. E questo invito a tutti i fratelli e sorelle di cominciare a lottare, di dire basta all'ignoranza. Grazie. Hai detto una cosa secondo me molto interessante, no? Noi facciamo i lavori più faticosi, spacchiamo la schiena e quando è stato fatto uno studio in Italia che dice che il livello culturale dei migranti è molto più elevato del livello culturale degli italiani. Allora ci vogliamo domandare il perché i migranti vengono trattati da pseudo semianalfabeti quando non lo sono affatto, perché i loro titoli di studio non vengono riconosciuti, quando le scuole in Africa, io parlo dell'Africa perché conosco un pochino meglio, le scuole in Africa sono molto più difficili delle scuole nostre in Italia, ma molto più difficili da seguire, quindi io non credo che il livello culturale sia più basso, quindi cominciamo a domandarci a chi fa comodo e per quale motivo. E per quale motivo il migrante deve andare a fare il badante, lo scaricatore, sono tutti quei lavori. E poi uno può scegliere di fare quel che gli pare, sarebbe la cosa migliore. Provate a domandarvelo. Quale attacco anche alla dignità, no, dell'individuo. Voglio dire, io conosco della gente laureata in Africa che qua non è riconosciuta. Io volevo fare un piccolo intervento e ritornare con alcune cose che diceva Antonio prima nell'introduzione, insomma, e qualche... cioè rispetto anche al contesto che stiamo vivendo, no? Al contesto internazionale nel quale noi ci troviamo. Noi abbiamo sempre unito, no? Da una parte la guerra che viene fatta e quello che succede qui all'interno. Nei nostri paesi, in Europa, le due cose non sono distaccate. C'è un'unione profonda tra questi due aspetti. Non a caso, noi lo ripetiamo sempre, no? La legge Bossi-Fini è stata promossa in Parlamento il 12 settembre del 2001, cioè il giorno dopo l'attentato alle Twin Towers, alle Torri Gemelle. Questo per dire che cosa? Per dire che c'è un attacco che viene mosso contro, c'è chi sostiene che c'è uno scontro di civiltà, no? Allora si deve avere paura dell'altro, si deve avere paura di chi ha una cultura differente, in modo particolare di chi è di religione islamica in questo momento. Quante difficoltà, no? Se si deve aprire una moschea, se Fini dice dobbiamo consentire anche l'insegnamento a chi lo sceglie dell'Islam nella scuola, problemi, come se l'Islam insegnasse a diventare terroristi. Questo è un'offesa che sotto sotto c'è, no? E quindi da una parte si giustificano certe politiche cattive nei confronti degli immigrati perché si teme o che sono delinquenti o sono terroristi. Le due cose vanno quasi di pari passo, quindi il contesto nel quale e tutto questo viene fatto sulla nostra pelle per garantire interessi di altri, cioè i popoli, noi che siamo qui, che interesse abbiamo a farci la guerra l'uno con l'altro? Sono chi ha il potere, chi governa questo mondo, per i loro interessi. Chi è più ricco vuole mantenere la sua ricchezza e per tanti altri motivi, voi lo sapete meglio di me, non ve lo devo insegnare io. Quindi ci vogliono mettere l'uno contro l'altro. L'iniziativa di questa sera è proprio indirizzata invece in senso contrario. Noi volevamo fare una tavola rotonda, purtroppo è uscita una tavola rotonda a metà, volevamo invitare diverse associazioni. Perché volevamo cominciare ad unirci. Noi pensiamo che sia importante, quello che diceva Malik prima, io penso che sia molto importante, l'unione, dobbiamo
unirci, riappropriarci della nostra vita. Altri decidono per noi, no, noi decidiamo della nostra vita. Io rimango, e ve lo dico con molta sincerità, perché mi capita molto spesso anche in situazioni drammatiche, no? Di andare nei CPT e di incontrare tante sorelle, soprattutto. Io ammiro sempre il coraggio, cioè io, voi siete partiti dalle vostre terre, avete preso una decisione sulla vostra vita, che merita un rispetto enorme, un coraggio di appropriarvi della vostra vita, di decidere della vostra vita, anche in situazioni difficili. Molti di voi hanno affrontato viaggi allucinanti, anche rischiando la vita. E tanti fratelli e tante sorelle ancora oggi rischiano questo. Quest'estate, ne abbiamo visto l'ennesima estate di morti nel Mediterraneo. E questo avviene sotto i nostri occhi. Però c'è un coraggio, che questo coraggio di appropriarsi della vostra vita, che è molto importante, e che bisogna appropriarsi anche qui. Anche qui. Gli stati fanno le leggi e incidono sicuramente sulla vita di noi tutti. Prima lo diceva Sonia, per portare i suoi figli, per avere la carta di soggiorno, mille problemi, per rinnovare un permesso di soggiorno. Tanti, tanti di voi hanno questa esperienza. Noi volevamo unirci su questa piattaforma dell'accoglienza. Faccio solo questa piccola osservazione rispetto a quello che diceva Antonio. È una piattaforma che ha fatto sua l'Associazione 3 Febbraio, che è stata discussa in assemblee, in varie città, ed è stata assunta da un coordinamento nazionale, cioè dall'istanza dell'associazione, quindi che propone a tutti. Ed è una proposta che è aperta al dibattito, cioè voi, noi insieme, dobbiamo migliorare la nostra vita. Non possiamo aspettare e non possiamo delegare il governo di centro-sinistra. Tante associazioni ci dicono, no? La CGIL e tanti altri ci dicono: sì, ma aspettate, state tranquilli. Oppure c'è questo processo di integrazione, no? Che viene detto. Diamo la cittadinanza a chi? A chi deve fare anche un processo sulla lingua italiana, se sa parlare l'italiano o meno. Questa è l'integrazione. Integrazione che dal loro punto di vista vuol dire dividere ancora una volta tra chi ha un pezzo di carta e chi non lo ha, ma comunque, anche se sei cittadino italiano e assumi la cittadinanza italiana, se sei islamico forse non so se sei guardato bene, se sei veramente cittadino italiano. Quindi sono tutte illusioni. Siamo solo noi che ci possiamo riappropriare della nostra vita, e lo possiamo fare insieme. Questo è quello che volevo dire. Ciao a tutti, io stesso sono felice da stare questa sera con amici italiani e extracomunitari in totale. Io soltanto volevo dire solo una cosa, che è importante, che noi, anche italiani lo sanno questa cosa, che noi non crediamo né a destra né a sinistra nel governo italiano. Questo è un punto importante. Allora, il governo Berlusconi ormai con la Bossi-Fini siamo già rovinati, che uno è legato con il permesso di soggiorno, c'ha il lavoro, c'è il permesso di soggiorno. Quella è una cosa che non accettabile, non accettabile. Il governo Prodi ha un programma che quando arriva il governo fa quello, quell'altro, ormai, e noi aspettiamo sempre queste cose. Allora, noi abbiamo un'esperienza nella nostra vita qua in Italia, e grazie all'associazione del 3 febbraio che possiamo andare avanti
a cercare la nostra posizione in Italia. Noi, extracomunitari, da qualsiasi paese, marocchini, pakistani, africani, dobbiamo trovare un punto di riferimento e un obiettivo per cercare l'integrazione vera in Italia, un'integrazione che dobbiamo trovare anche il nostro futuro come extracomunitari qua in Italia. Noi siamo lavoratori, di lavoratore paghiamo di tutto e vogliamo eliminare tutte quelle casoni di questura, prefettura, l'autorità designata per l'extracomunitario qua in Italia. Noi vogliamo trovare una soluzione giusta, che loro lo vedono l'extracomunitario una persona umana, prima di tutto. E il fatto di un extracomunitario legato a un permesso di soggiorno, noi non siamo, noi siamo in Europa, l'Europa che crede alla democrazia, crede a tante cose, e noi quanto siamo arrivati qua abbiamo cercato questa democrazia e vogliamo vivere questa democrazia. L'importante è che noi non dobbiamo, come extracomunitari, dobbiamo vedere una cosa, o africano, o uno dall'Asia, o uno viene anche dal Tibet, dobbiamo trovare una mano unita tra di noi. E l'unica cosa che dobbiamo farla, grazie agli italiani come l'associazione 3 febbraio, che ha trovato questo buco. Noi abbiamo un buco, no, abbiamo una strada, abbiamo un buco che c'è un po' di luce. Approfittiamo questa occasione con i fratelli per andare avanti e per trovare una posizione giusta, come dicono loro, in questo paese di democrazia. E non dobbiamo credere né a destra né a sinistra. È tutta una bugia che, secondo me, non lo so come andrà a finire. Grazie a tutti. Qualcun altro vuole intervenire, insomma? No, siccome mi arrivava anche una sollecitazione dalla sala, cioè un fratello che temeva ci fosse anche un po' di timore a venire qui, anche domande, se qualcuno non vuole venire a sedersi, insomma, si può anche intervenire da seduti. Io volevo semplicemente fare i complimenti all'Associazione 3 febbraio per questa ennesima iniziativa molto riuscita, che non era scontata. Quindi voglio fare anche appunto i complimenti a nome mio, a nome dell'organizzazione di cui faccio parte, il Socialismo Rivoluzionario. Volevo riallacciarmi ad alcuni interventi, in particolare dicendo una cosa, che la realtà umana mondiale non è come ce la raccontano. Questo è un aspetto importante secondo me, cioè capire che ci stanno imbrogliando. La realtà umana mondiale non è come ce la raccontano. C'è sempre spazio, per esempio, per le beghe della politica italiana, che è veramente di una miseria impressionante, cioè c'è proprio una repulsione per la politica, perlomeno da parte mia, ogni volta ascolto il telegiornale, ogni volta leggo i giornali, e sulla grande maggioranza del mondo un silenzio assordante, per usare questo simbolo. Dell'Africa non si dice niente, non si parla dell'emergenza umana che c'è in Africa, del morso della fame, o di come muoiono di dissenteria, o di malaria, o di AIDS i bambini dell'Africa, per esempio. Così come non si parla di altre grandi parti del mondo, anche quelle cosiddette emergenti, tipo la Cina, per esempio, che non sono meno oppressive. Quindi
non ce la raccontano giusta e ci imbrogliano. Per esempio, parlano di pace mentre fanno la guerra. Ormai ogni iniziativa cosiddetta umanitaria spesso comporta la guerra. I militari italiani sono andati in Libano a portare la pace, in realtà sono contingenti militari, armi alla mano. In Afghanistan, secondo loro, l'Italia dovrebbe fare la pace, in realtà stanno facendo la guerra, così come stanno facendo la guerra in Iraq. Per cui all'emergenza umana si somma il problema tremendo delle guerre, della condizione terribile che sta vivendo la gente. Quindi io credo che c'è una realtà umana mondiale che va conosciuta. Dobbiamo fare questo sforzo, credo, per in questa epoca così informatizzata, siamo molto informati, disinformati, scusate, cioè l'epoca più informatizzata e più disinformata della storia stiamo vivendo. Quindi c'è una realtà umana mondiale da conoscere, da capire e anche da sostenere, senza, io credo, idealizzazione. Senza idealizzazione. Per esempio, molti fratelli che lottano ci raccontano anche che anche fra i fratelli, anche fra gli immigrati, per esempio, ci sono problemi. Anche, per esempio, nella lotta di Via Bravetta ci sono stati a Roma problemi importanti anche fra gli immigrati, per esempio. Quindi, senza idealizzare, sostenere anche criticamente, senza idealizzare, sapendo che c'è una realtà umana mondiale da sostenere, però che non tutti gli immigrati sono fratelli, per esempio. Che c'è bisogno anche in questo senso di fare chiarezza, io credo. Per cui credo ci sia bisogno, oggi più che mai, di riprendere l'iniziativa. Di riprendere l'iniziativa dal basso, non, come si è detto, non delegando agli stati, non delegando ai governi, più o meno di destra o di sinistra, ma riprendere l'iniziativa dal basso, contro le guerre, contro il terrorismo, a fianco per esempio delle sorelle e dei fratelli immigrati, per costruire dal basso un nuovo contesto di solidarietà, di vicinanza umana, di affermazione delle migliori risorse anche dell'umanità. E quindi io credo che il percorso dell'Associazione 3 Febbraio da tanti anni, immesso in queste lotte, in questo impegno anche quotidiano, io credo un aspetto importante, un granello di futuro, in qualche modo uno squarcio di luce in questa realtà anche spesso grigia che ci circonda. E per questo, insisto, va il mio miei complimenti e anche il mio sostegno e anche l'esigenza di rilanciare e riprendere l'iniziativa a livello molto diffuso dal basso, perché ce n'è molto bisogno. Ce n'hanno molto bisogno i popoli del mondo, ce n'hanno molto bisogno la gente che soffre, molto bisogno la gente che lotta anche. Perché, come diceva Antonio, le lotte sono importanti, ma spesso non bastano. Se non si prospetta una prospettiva, diciamo, scusate il gioco di parole, più d'assieme, no? Più prospetti. Rispetto a quello che diceva, non so come ti chiami, Luisa, e sulla società malata di qua e all'invito a partecipare tutti, ad unirsi, a essere più uniti. Io vengo da un'esperienza ho vissuto per 10 anni circa in Africa, quindi ho fatto un po' l'esperienza contraria. Ed è vero quello che dicevi tu, che dell'Africa si parla solo quando se ne parla rispetto alle cose negative. Trovo che invece come voi immigrati potete aiutate l'economia italiana, perché la state realmente aiutando, potete aiutarla anche apportando tutte le cose positive delle vostre culture. Io sono venuta qua dopo 10 anni e ho visto una cultura multietnica, però con gruppi molto separati, e secondo me la gente di qua, adesso mi riferisco all'Africa perché è la società che io conosco meglio, non conosce tutta la ricchezza, per esempio, della cultura africana, quello che può apportare come da un punto di vista anche spirituale in senso lato. La nostra società è malata, e secondo me è vero, e anche le vostre diverse culture, i vostri apporti possono aiutarci a ritrovare un equilibrio. Quindi a maggior ragione, secondo me, è molto importante che voi facciate vedere anche tutti questi aspetti, che magari non avete il coraggio di fare vedere perché temete che non interessino, perché
date per scontato che gli altri pensino che non siano interessanti. Non è vero, non li conosciamo semplicemente. Io quando parlo dell'Africa che ho conosciuto, la gente mi guarda con gli occhi così perché non, non se lo immagina nemmeno. Però è molto importante, quindi credo che non esitate a dirlo, a raccontarlo, a parlarne con gli altri. Non esitiamo in queste, appunto, in queste iniziative a trovare il modo per tirarle fuori e per farle conoscere, soprattutto perché alla base di tutto c'è l'ignoranza, credo. Basta, era solo questo. Buonasera a tutti, io volevo salutare l'associazione 3 febbraio e ringraziarli pure dell'organizzazione che hanno riuscito a fare stasera. Hanno fatto venire una gran bella gente qua che mi fa piacere. Dai, non mi fai gridare, non ce la faccio. Non ce la fai? No, dai, rilassiamoci. Io vorrei solo rispondere alla questione dove parlava la signora di poco fa, sul problema delle culture diverse che ci sono qui in Italia. Sui problemi della multietnica, ce ne sono tanti, varie etniche, ma sono tutti uguali, ci sono solo delle belle nelle etniche. Ogni etnica nasconde delle belle, sia del Marocco, sia della Tunisia, sia del Senegal, dell'Eritrea, tutti quelli hanno una bella cultura da far vedere. Io che vi parlo, vivo qua da un bel po' di tempo, ma se vedi che ancora in Italia siamo in ritardo per capirci, tra italiani, senegalesi, Marocco, Tunisia, o Nord Africa, tutte le etnie messe insieme. Se vede che non siamo ancora riusciti a capirci, a chiarirci le idee, perché gli italiani sono rimasti chiusi per noi e noi preferiamo anche rimanere dove siamo, perché già che viviamo qua da un bel po', ma ancora ce ne sono tante cose che gli italiani si negano. Io che vi parlo vivo qua da 25 anni e ancora ho problemi di soggiorno. Vuol dire che ci negano tante cose. E negandosi tante cose, noi come possiamo rilassarsi per poter tirar fuori il bello che ce l'abbiamo dentro, vivere come se eravamo a casa nostra? Non è possibile. Noi ci sentiamo sempre stranieri, perché si trattano da stranieri. Per questo, io da parecchi anni ci sto qui in Italia, ma mi fa male vedere queste cose, perché ho fatto il giro dell'Italia dal sud fino al nord, da fuori Italia all'estero, Spagna, Grecia, ho fatto il giro del mondo. Ma quando vado in Grecia mi sento più rilassata. E ci sono tre anni che ci ho vissuto lì. La cosa mi sembra strana. Perché mi sento così aperto qui in Grecia e in Italia invece, che ho passato più di 25 anni, non riesco a sentirmi così? Perché la mentalità è diversa. I greci sono più aperti per me, perché là arrivi, là subito ti senti proprio a casa sua, perché ciascuno fa cavoli suoi, sei rilassato, ti tengono, non ti vedono come un nero, ti rispettano come un essere umano. Ma qui invece le cose cambiano. Per esempio, se io salgo sull'autobus, una piccola cosa, per un dettaglio, mi siedo su due seggi che stanno vicino, l'altro rimane aperto fino alla fine della corsia. Se non ti siede un straniero, non ti siederà mai un italiano, o che sia un uomo o che uno di l'associazione 3 febbraio, un essere che sai che quello lì capisce cos'è la vita. Io sono un senegalese, sono nato a Dakar dal 1960. Ti dico che davvero in Senegal abbiamo delle belle, perché lì ne viviamo anche senza una lira.
perché se vogliamo bene viviamo in comunità. Ma qui anche noi senegalesi arriviamo qua, ma anche fra di noi qualcosa si toglie, si manca. Ci sentiamo fuori casa anche fra di noi. E tutti fra di noi sanno che in Africa come viviamo qua non è lo stesso che viviamo là, perché là abbiamo le cuori aperti, le menti aperte. Se vogliamo davvero bene, andiamo in moschea insieme a pregare, nel matrimonio insieme lo stesso, nel battesimo insieme lo stesso. Se andiamo là in Africa, veramente non puoi dire che sei in Africa, ti crederai in America, sei, anche se siamo morti di fame, non si vede mica, perché la cultura nostra è ricca. Senza una lira siamo più tranquilli anche con i soldi, lo stesso è. I soldi sono lo stesso, uguale. Il secondo grado è per noi. Noi senegalesi vi vogliamo bene, voi italiani. Perché da quando sono venuto qua io mi sono sentito che fra tutto l'Europa che ho fatto preferisco vivere qua in Italia. Ma sono gli italiani che non vogliono aprirsi, come le dicevo il padre, che è partita, aprite le porte, e lì si nascondono le cose. Quello era un cristiano, un maestro dei cristiani, che noi musulmani rispettavamo molto, perché ci aveva la mente e il cuore tranquilla. Voi sapete che lui è stato anche lì da noi, ha fatto il giro del mondo. Ma ciò che ha insegnato, ciò che ha lasciato nelle sue parole, ancora non lo vivono la gente, davvero. Io direi, tutti insieme, sia del Marocco, del Senegal, dell'Algeria, del Tunisia, della Costa d'Avorio, da tutte le parti del mondo, se ci uniamo, il mondo potrebbe cambiare verso il bello, non a fare le guerre. C'è una guerra iniziata qualche tempo fa, fino adesso cosa è risolto? Niente. Le cose vengono solo peggiorate. Invece poteva andare diverso. Non è che sparandosi fra di noi che sistemiamo le cose. La strada più veloce quale? Aiutandosi fra di noi. Cercare di capire cosa vuole il tuo amico che sta vicino. Anche quello che sta lontano, cos'è che vuole? Ce l'hai, ma c'hai la possibilità di aiutarla, perché non lo fai? Ma non ce n'è nessuno adesso che vive così. Per questo stiamo peggiorando, per me, come lo vedo io le cose. Io vivo qua da quasi 27 anni. Ma ancora se ti dico che ho le carte se giorno ti dico bugie. Ce l'ho, sì, ma ce l'ho soffocato di casa cavolate qua, ancora che sta dentro, che non riesco a sistemarlo. Perché? Perché si hanno chiuse le porte, ti fanno fare quanto filo di code in cassura. Neanche facendo la fila riesci a sistemare le carte. Ti chiedono tutto quello che cosa che per te non ce l'hai la possibilità di avere delle volte. E con questo come possiamo fra di cultura vivere insieme? Finché si vede la signora laggiù, la signora senegalese diceva che non siamo stranieri, extracomunitari. Ma cosa siamo? Le italiane si vedono come extracomunitari. Questo bisogna accettarlo nel cuore, perché ancora l'italiano non si prendono noi come esseri umani o fratelli o che cos'altro. Si prendono come esseri extracomunitari e si vedono come extracomunitari. Se ti fa bene, se ti fa male, lo stesso, ti vedono così. Per me dico di accettarlo e di pazientare. E speriamo che tutti questi dibattiti che facciamo, questa associazione da quanto tempo io lo conosco, da tanti anni, che tirano sempre, si mettono insieme, vanno da tutte le parti a farti vedere la verità, tutto quanto. Tanti auguri, veramente.
Se siete coraggiosi, davvero. Ma fino adesso, dall'inizio fino adesso, ci siamo, siamo sempre là. Cavolo, il mio telefono. Malik. Il mio telefono. Vi chiedo scusa, eh. Buonasera a tutti. Io vengo da un piccolo paesino qua vicino, fuori Bologna. Abbiamo una piccola associazione e vi voglio fare un piccolo esempio dall'unità. Praticamente da questa legge Bossi-Fini, che a noi extracomunitari, a tutti quanti, ci chiede il certificato di idoneità. Nel nostro comune il certificato di idoneità costa sui 59 euro, che tutte le volte che vai a rinnovare il permesso di soggiorno devi portarlo. Singolarmente diverse persone sono andate a chiedere la diminuzione o qualcosa, ma non è stato fatto nulla. Alla fine noi abbiamo un'associazione che è maggioranza dei migrati, al nome della nostra associazione siamo andati in comune a parlare e grazie alla nostra associazione questa cifra è stata ridotta sui 32-33 euro. Non è molto, però alla fine si paga 28 euro circa di bollo e le spese del comune sono arrivate circa 5 euro invece di 29 o 30, che è una grandissima cosa. Quindi, essendo uniti, si ottiene molto. È una gran bella cosa. Grazie a tutti. Buonasera. Io sono Tafa e faccio parte di questa associazione. 3 febbraio. Che diciamo che ho conosciuto dai appena arrivato in Italia. E so che appena arrivato in Italia, particolarmente 3 settimane. E quindi ci tenevo molto a dire che abbiamo molto da fare e non abbiamo ancora fatto niente. Anche se abbiamo ottenuto alcune cose. E il fatto di non cominciare è un modo di dire, non so se capite quello che voglio dire. E per me ha un significato quando dico che non abbiamo ancora cominciato. Perché finora siamo pochi a impegnarci veramente su quello che riguarda la costruzione di una società, diciamo, aperta, solidale, interetnica. E la cosa che manca, prima è la comunicazione. Proviamo di farlo, proviamo di arrivarci. Ma anche se tante persone si sentono, il messaggio non arriva ad altri che non sono al di fuori di cui. Se tutto quello che diciamo finora, o tutto quello che abbiamo fatto finora rimane tra noi, per me è come se non avessimo ottenuto niente, perché bisogna che altre persone che non si sono in questa sala, altre persone che veramente non sanno che ci sono associazioni o organizzazioni come la 3 febbraio o altre, non saranno mai informati, e il fatto di non essere informati ci lascia sempre nell'ignoranza. A proposito di, come si dice, quello che si tratta dell'immigrazione, io avevo scritto tempo fa una cosa, che loro chiedono, prima si chiamava permesso di soggiorno, adesso è un contratto di soggiorno, bisogna dirlo, un contratto, il contratto di soggiorno si basa sul, come si dice, sul contratto che hai al lavoro. Allora, quindi, anche se fa molto male, io lo dico, è un schiavismo mascherato, diciamolo. Perché se tu sei qui in Italia, l'hai scelto, se sei venuto, poi devi avere tutti i diritti che hanno gli altri. Non puoi averlo, perché alcuni ti lo vogliono negare. Ma quegli altri, che sono i governi, diciamo, e altre persone che se ne fregano,
ignorano o sanno ma fanno finta che in questo mondo, in questo occidente, circolano le armi, i turisti, come si dice, le merci e altre persone come quelle che gli impediscono, altri umani non possono circolare. Mi fa vedere sempre che non abbiamo quella, come si dice, visione, non diamo significato a quello che siamo. Immigrati va bene, accettiamo. Extracomunitari, come hai detto lei, proviamo, anche se non deve esistere, vuol dire fuori della comunità. E non abbiamo nessun diritto, lavoriamo nelle fabbriche, nei campi, tutti, ma il diritto non ce l'abbiamo. Quindi questo ci deve dare, come si dice, un spunto a lottare e a non smettere di lottare. Perché prima di smettere bisogna anche cominciare. E chi deve cominciare? Tutti noi. E quando noi diciamo che dobbiamo creare una società, come si dice, interetnica, solidale, multietnica, ma dobbiamo tutti provare di essere protagonisti. Veramente farne parte, voler farne parte o farne, come si dice, andare in giro a cercare, a spiegare, a dialogare, a discutere con altre gente. E perché ognuno di noi deve poter fare qualcosa. Se non facciamo niente, vuol dire che quelli che lo facevano lo fanno finora e ci danno solamente il poco tempo che hanno. Se siamo tre, per 3 ore abbiamo 3 ore, ma se siamo 3 in 100 abbiamo 300 ore. Quindi ognuno qui può essere utile, ma utile quando lo vuole, quando sceglie di voler essere utile. Perché a volte uno dice che non posso fare niente. Non posso fare niente perché non voglio fare niente. Ma se voglio fare qualcosa, posso fare qualcosa. Su questo lo volevo dire. Ma so anche, non voglio anche dimenticare che l'altro ieri, al lavoro parlando, perché io lavoro in una fabbrica dove sono quasi tutte le razze del mondo. È piccola, ma è una città multietnica, diciamo. E fino a venerdì, non sapevo che c'era una sorella, come si dice, palestinese, con chi parlavo. Era la prima volta che l'ho vista, perché non facevamo, come si dice, lo stesso turno. E quando siamo incontrati, siamo salutati così, ciao, ciao. Sono andato e mi ha detto, ma io non ti riconosco. Ho detto, anche io non ti riconosco. Da dove sei? Dal Senegal, tu della Palestina. E così, cominciando a discutere, mi ha fatto sentire una cosa, che il mondo fa finta di sentire, come si dice, quello che sta subendo il popolo palestinese, ma alla fine se ne fregano, tutti se ne fregano, perché la Palestina quando ne senti parlare è nella TV, manifestazioni ne vedevi tempo fa, ma la gente si è scoraggiata e altri fratelli e sorelle stanno lì e stanno vivendo malissimo senza fare niente. Uno, quindi bisogna sempre, dovunque andiamo, tutto quello che faremo, voglio che altri fratelli che stanno in altre parti del mondo, che soffrono, non vengano dimenticati. Ci sono quelli del Tibet e altri paesi. E su quella cosa volevo dirlo e lo ribadisco. Proviamo di sentire i nostri fratelli che non vediamo. E anche qui a Bologna o in Italia ci sono altri fratelli che non sanno dove andare, che non sanno che cosa fare e hanno tantissimi problemi, ma non ne possono parlare. Andiamo a cercarli, incontriamoli, parliamo con loro e proviamo, come si dice, di lottare e di non abbassare la guardia. E non lo so, mi fermo lì, dai. Volevo tornare su alcuni contenuti, che introduceva Antonio, che introducevano nelle due introduzioni e che in realtà sono tornate nel dibattito. Riprendendo anche un spunto da un aspetto dell'intervento che mi ha preceduto, di Mustafa, no?
La questione è questa, cioè noi sappiamo l'importanza dell'essere informati, dell'informare. Noi conosciamo l'importanza dell'essere informati o informare. Per molti fratelli essere informati o informarsi o informare gli altri dei modi per difendersi fa la differenza a volte tra la vita e la morte, tra rimanere in Italia e essere rimpatriati. Questa è la realtà di questo paese su cui non voglio tornare oltre. Allora, il problema qual è? Tornando su questa piattaforma, noi non pensiamo che le proposte che spiegava Antonio all'inizio e che si potrebbero riassumere, no, in una serie di cambiamenti all'interno delle politiche di soggiorno, in questo momento, possono essere recepite da questo governo. Noi vogliamo dirla tutta, vogliamo parlare chiaro. Noi non pensiamo che le proposte che stiamo facendo possano essere recepite in questo momento dal governo. Noi non lavoriamo sulle illusioni, noi lavoriamo sul progetto, sulla progettualità, sulle strade complesse e lunghe dell'auto-organizzazione e dell'interetnicità. Queste proposte che abbiamo cercato di sintetizzare in brevi righe di piattaforma, per il momento è importante che inizino a circolare nei nostri cervelli e nei nostri cuori, che inizino in qualche modo a diventare un patrimonio comune di più immigrati, di più associazioni, di più persone di buona volontà italiane. Ora, a chi ci possiamo affidare per discutere questi contenuti? Io credo a noi stessi, in questo senso. Io non penso che oggi sia il tempo delle grandi mobilitazioni, perché c'è molta confusione tra i fratelli, questo lo dobbiamo dire. C'è molto caos coscienziale, c'è attendismo, lo spiegava in un certo senso Said, no? Dove spiegava che rispetto anche alla difficoltà concreta della vita, alla difficoltà e disagi esistenziali complessivi, che non sono soltanto materiali, ma sono anche materiali, psicologici, esistenziali d'assieme, c'è anche da parte di tanti immigrati molte illusioni nel governo Prodi, questo dobbiamo dire. È andato via un governo da tratti più apertamente razzisti, che è il governo Berlusconi, che ha varato la Bossi Fini. Diciamoci la verità, noi l'abbiamo detto da anni, noi ci siamo fondati, abbiamo iniziato a lottare con i governi di centro-sinistra. L'attuale legislazione che è chiamata Bossi-Fini, ripetiamo una banalità che abbiamo ripetuto tante volte, per l'80-90% è la stessa legge del centro-sinistra. È la stessa legge del centro-sinistra riveduta e corretta. Le proposte che ha fatto Amato sono proposte che giornali come La Repubblica hanno definito gattopardesche, cioè cambiare tutto per non cambiare niente, vuol dire. Ora, di fronte a una realtà come questa ci si aprono davanti diverse strade. Una strada è quella di stare da soli, di pensare che la società è dura, e questo è vero, però anche di subire tutto questo, di pensare di rinchiudersi nelle proprie famiglie, nelle proprie comunità, se vogliamo, e anche nelle proprie, in senso più positivo questo, nelle proprie tradizioni, nel proprio modo di vivere, però chiudersi rispetto alla società. Allora, noi pensiamo che questa sia una strada possibile, ma sbagliata. Quello che vogliamo proporre attraverso questa piattaforma è un patto tra noi e tutti gli altri fratelli, tra noi e tutte le altre associazioni, su determinati contenuti che sono contenuti di lotta. Voglio dire che se oggi c'è confusione, che se oggi non è possibile costruire le grandi lotte ancora contro il governo, oggi è possibile iniziare a preparare i cervelli e i cuori di chi queste lotte le dovrà condurre. Oggi è possibile sviluppare un lavoro paziente. Paziente vuol dire casa per casa, centro d'accoglienza per centro d'accoglienza, mercato per mercato, mano a mano, fratello per fratello, singoli gruppi di sorelle o le sorelle con le loro amiche, un lavoro che chiede il protagonismo di ognuno di voi e di ognuno di noi. Questo lavoro è possibile. Noi non abbiamo mai, in tutti questi anni, chiesto una delega in bianco.
Molti di voi hanno lottato, hanno vissuto tanti anni insieme a questa associazione e lo sanno. Non abbiamo mai chiesto una fiducia in bianco da questo punto di vista, dicendo ci occuperemo dei problemi. Un po' come fanno alcuni capetti, alcuni bonzi del sindacalismo confederale, no? State buoni perché ai problemi ci pensiamo noi. Noi chiediamo a chi vuol far parte di questa associazione, a chi ancora non fa parte di questa associazione e ne è al fianco, di impegnarsi in prima persona. In questo senso recepisco la seconda parte dell'intervento di Tafà, di impegnarsi in prima persona. Sappiamo che è complesso, sappiamo che è difficile, però sappiamo che riempie di soddisfazioni la vita e di gioia e che salva la vita ad altri fratelli. Il fatto che abbiamo iniziato a sviluppare un certo lavoro capillare nella società, dal basso nella società, ha voluto dire che tanti fratelli si sono salvati, che hanno ottenuto i permessi di soggiorno che erano bloccati per loro, dei pakistani, prima dei somali, degli eritrei e via dicendo, che hanno cambiato la vita. Ha voluto dire che tanti fratelli hanno una casa e non ce l'avevano, ma ha voluto dire che non soltanto si sono fatte le manifestazioni contro i CPT, però lo spiegava bene Michele prima, che si fanno carte false per entrare nei CPT e portare fuori i fratelli e farli uscire da lì. E ogni tanto ci stiamo anche riuscendo. Allora questo necessita di protagonismo, questo necessita di prendersi delle responsabilità, questo necessita dell'impegno di ognuno di noi, di ognuno di noi. Ognuno di noi può fare qualcosa per sviluppare questo processo. Ed è un discorso che vuol dire pensare a fare un lavoro paziente di spiegazione dell'inganno del governo di centrosinistra, un lavoro paziente di auto-organizzazione, di costruzione delle reti di solidarietà, però vuol dire fare anche un lavoro paziente dell'organizzazione sociale. Cioè c'è bisogno che questo 3 febbraio, che ha fatto tante battaglie importanti, sia un po' più organizzato. Ce lo possiamo anche dire tra noi, facciamo discussioni aperte, no? Tanti fratelli in questa sala ci hanno tributato una fiducia che ci riempie di gioia, abbiamo cercato di essere coerenti e di guadagnarcela la fiducia di tanti fratelli, però a noi per primi non ci basta in questo momento, abbiamo bisogno di tutti i fratelli, abbiamo bisogno di tutti voi e abbiamo bisogno di organizzarci molto molto meglio. Un ultimo concetto su cui voglio tornare, quello delle culture e dell'interetnicità, che io credo che siano due concetti molto importanti per questa associazione. Ora, non me ne vorrà nessuno da questo punto di vista. Io credo che, io sono europeo, sono nato qui, vicino a questa città, penso di avere molto da studiare le culture africane, penso di avere molto da studiare le culture asiatiche, penso di avere molto da studiare le culture di tanti altri paesi. Noi però non stiamo proponendo, e questo è la base, questo è il punto di partenza, però dobbiamo avere il coraggio di dire, e di dire con forza, che l'interetnicità non è la sommatoria di queste diverse culture, perché tutte le culture che ho menzionato sono portatrici di fattori positivi come di fattori negativi, così come lo è la cultura occidentale. Forse la cultura occidentale in questo momento sta portando veramente terribili di disvalori, no? Allora noi dobbiamo avere il coraggio di salvare il meglio, prima di tutto di conoscerlo, il meglio delle tradizioni. Non è un problema Occidente-Africa, Occidente-Asia, Occidente-Cina, è un problema Africa-Cina, è un problema Asia-Africa e via dicendo, perché noi tutti cresciamo nell'ignoranza delle altre culture, e di conoscerle, di amarle, di salvarne il meglio, ma anche di combattere gli aspetti più negativi, ma di non attestarsi, di non fermarsi alla difesa giusta, no, della necessità di conoscere culture, ma anche di combattere aspetti degenerativi e negativi. Noi possiamo avere il coraggio di farlo. È un discorso difficile, attenzione fratelli, è un discorso difficile, perché è molto più facile incontrare politici in questo paese che dicono bello pakistano, bello marocchino, bello qui, senza entrare in realtà in una relazione reale, senza entrare in una relazione leale, ma utilizzando tutto questo strumentalmente in maniera statalista. È un discorso difficile perché noi non siamo ancora veramente pronti a svilupparlo fino in fondo, però abbiamo cominciato, però possiamo cominciare. Allora, auto-organizzazione capillare, ognuno di noi, ognuno di voi può portare un volantino, può portare una piattaforma,
può dare un indirizzo di un avvocato quando bisogna salvarsi la vita. Questa è autorganizzazione. Anche senza venire sempre in ufficio nostro, ognuno di voi e di noi può fare qualcosa per i propri fratelli e non solo i propri connazionali, da questo punto di vista. Abbiamo bisogno di organizzarci meglio, di organizzare un 3 febbraio meglio, cioè un po' più organizzato, no? Un po' più capace di meritarsi ancora in futuro la fiducia che si è meritato fino adesso dei fratelli, però di farlo meglio, di farlo di più. Abbiamo bisogno però anche di dimensione culturale, che è un percorso molto difficile, molto coraggioso, in cui dobbiamo avere prudenza e coraggio allo stesso tempo, però che dobbiamo decisamente avviare. Io con questo vi saluto, sapendo che il fatto che domani me ne vado a vivere in un'altra città non è un addio, non è un addio, è un arrivederci, è un appresto, e ci vedremo prestissimo. Buon lavoro a tutti. Niente, se non c'è nessun altro intervento, possiamo passare alla conclusione, direi. Lorenzo, appunto, che diceva che appunto vi era questa scarsa informazione mediatica per quanto riguarda il continente africano, se ci siamo fermati a quello, ma comunque rispetto a tutto quello che viene considerato il sud del mondo, no? Un esempio ne è le elezioni in Congo che sono appena avvenute e che è stato un evento estremamente importante a livello globale e non si è parlato di esportare la democrazia come fosse possibile esportare la democrazia, ma è stato la società civile congolese, supportata vuoi dalla comunità internazionale, ma comunque la società civile congolese che con grande dignità e grande forza ha portato avanti questo discorso fino ad arrivare alle elezioni. Poi è anche vero che non è solo con il voto che si entra in democrazia, però comunque è stato un grande cambiamento, quindi a mio avviso doveva essere un attimino sottolineato dal punto di vista del sistema mediatico, anche perché io direi che sia arrivato il momento, lo ripeto, di proporre il continente africano, e non solo, adesso parlo di Africa come potrei parlare di Asia, come potrei parlare di Medio Oriente, comunque di proporre quello che viene considerato il sud del mondo in una maniera un pochettino più dignitosa, quindi il bello di quello che c'è, un po' come diceva prima Michele. L'altra cosa, in riferimento a quello che ci diceva Malik, no? Della scarsa fiducia, no? Anche nel cambiamento, eccetera. Io sono anche convinta che sì, sia verissimo tutto quello che ha detto, però bisogna che tutti noi ci assumiamo la responsabilità di muoverci l'uno verso l'altro. È chiaro, ci testiamo un attimino, perché è chiaro che la fiducia non è che cada dal cielo, però se non abbiamo la spinta di provare a muoverci, di provare in qualche modo a vedere se davvero l'altro è affidabile, è molto difficile che si possa arrivare al cambiamento. Questa è poi l'assunzione di responsabilità individuale che diventa responsabilità collettiva. Un'ultima cosa, che si parlava di cambiamento, si parlava di cambiamento culturale che è alla base. Anch'io non sono dell'avviso che il cambiamento avvenga attraverso le manifestazioni, tutte queste. Sì, ci sono anche quelle, possono avere la loro importanza, ma non in questo momento. Cioè, il cambiamento deve essere un cambiamento di tipo culturale, che è la cosa più difficile, più impegnativa. Ma per ottenere il cambiamento culturale, a mio avviso, e anche la mia esperienza di vita me lo suggerisce, il cambiamento deve avvenire in ogni azione che noi facciamo, cioè ogni azione che noi facciamo vuol dire che quella cosa ci appartiene al punto tale per cui diventa assolutamente spontaneo, la dimostriamo, perché il cambiamento poi e la fiducia dell'altro lo ottieni soltanto attraverso la dimostrazione, attraverso la nostra professionalità, attraverso il nostro modo di essere, dall'abbigliamento alle cose più stupide, alle cose che comunque fanno parte di quella che è la quotidianità. Però per fare questo bisogna avere masticato, elaborato bene, avere messo dentro quello che è il concetto di integrazione, se vogliamo usare questa parola, che poi non è neanche bellissima. Ultima cosa, il problema delle relazioni, che è il gravissimo problema del contesto sociale occidentale. Noi abbiamo una grossa difficoltà a relazionarci, abbiamo maturato una grandissima difficoltà a comunicare e quindi forse è proprio da lì che si deve partire, insomma. Stop. Sì, dico... Non voglio fare una conclusione organica, anche perché oltretutto su tutta una serie di aspetti Antonio molto meglio di come lo saprei fare io ci tornava. Io penso questo, noi stiamo cercando, come diceva proprio nelle ultime parole Antonio, di organizzarci meglio. È un invito che solitamente facciamo anche
anche in altre occasioni di dibattito, ma non è un invito formale. Io penso che per iniziare a immaginare un mondo differente, che in realtà sembra quasi scontato, in realtà non lo è, perché proprio per l'immaginazione di un mondo differente probabilmente ci troviamo qui, proprio perché abbiamo iniziato, ognuno di noi con i suoi percorsi, a pensare a un mondo differente. Abbiamo, qualcuno di voi ha intrapreso viaggi, come diceva Michele, lunghi, difficili, anche contro la morte, e proprio perché abbiamo iniziato a immaginare un mondo differente abbiamo iniziato a impegnarci, in tanti di noi, non solo contro il razzismo, ma per una società interetnica. Dell'interetnicità ne parlava assolutamente bene Antonio, non ci voglio tornare. Noi stiamo vivendo in un mondo che è multietnico, alcuni interventi sono ritornati su questo aspetto. Si tratta di pensare ad altro, però, non alla somma di, come diceva Antonio, di tante etnie. Dobbiamo imparare a conoscerci, imparare anche a criticarci certe volte, imparare a crescere insieme. È un progetto di lunga durata, è un progetto che va molto al di là, però penso che questo sia un progetto fondamentale per cercare di cambiare il mondo. Poi bisogna anche giustamente lottare per i diritti, ne abbiamo bisogno. A me veniva a sorridere nei primi interventi. I primi interventi hanno parlato di alcuni aspetti, e se avete avuto modo di guardare questa piattaforma, erano stati appena appena accennati nella piattaforma verso la fine, in cui si dice parificazione dei diritti sociali tra immigrati e cittadini europei, sanità, previdenza e pubblica istruzione. Tre interventi, i primi tre interventi hanno trattato proprio di questo, in particolare anche con l'aiuto di Nadir, proprio sulla questione sanità. Allora, abbiamo una bozza, iniziamo a discuterla insieme, iniziamo ad arricchirla. È una piattaforma di lotta, non è che potremo andare dal governo questo o il prossimo e dire vogliamo questo. Quello che ci interessa è iniziare a discutere, quello che ci interessa è iniziare anche ad arricchirci sulle prospettive che abbiamo. Le questioni sono veramente infinite. Sulla questione dell'integrazione, oltretutto, adesso Luisa diceva, io mi ricordo un altro intervento che aveva fatto quando abbiamo festeggiato l'anniversario del 3 febbraio, era una parola che aveva usato. Io non è una disquisizione sul termine di integrazione, ovviamente, capisco bene poi dopo quando l'hai precisato che cosa intendi, però vedo anche che nel corso del dibattito sulla questione dell'integrazione cambiano anche un po' le idee. No, lui diceva alla fine è anche una brutta parola, in effetti sì, perché probabilmente, proprio per non fare una questione di idee, di terminologica, rispetto alla vicenda di Malik, mi viene a pensare questo. Malik rispecchia molto quello che è il concetto di integrazione. È un fratello che ha tanti anni di storia qua, che fa un lavoro interculturale, impegnato, lavora, un bravo immigrato così come lo vorrebbero, integrato dal loro punto di vista. D'altra parte l'integrazione di Malik, dal loro punto di vista, non lo esime da doversi trovare in una situazione. Ma l'integrazione è reciproca. Certo, no, non lo esime da questo. Niente, io penso che appunto la strada, lo diceva Tafà, è una strada lunga, lo diceva Antonio, abbiamo bisogno di andare anche oltre queste assemblee, di essere più presenti anche tra la nostra gente, di portare avanti anche questo progetto. Però abbiamo bisogno di solidificare l'associazione, di essere più organizzati. Buona festa a tutti.